Ciao a tutti, in questo nuovo tutorial vediamo forse quello che viene tralasciato maggiormente da chi si avvicina al fotoritocco, specialmente chi si avvicina da principiante o muove i primi passi, cioè l'analisi dell'immagine e decidere dove andare a intervenire. Qui siamo in Lightroom, quindi useremo gli strumenti di Lightroom, li vedete qua, che sono gli stessi di Camera Raw per chi ha Photoshop, ma i ragionamenti valgono anche per qualsiasi software per la post-produzione o il fotoritocco che voi utilizziate, che vi permetta un minimo di modifica chiaramente di toni e colori. Quindi quello che andremo a vedere più che altro è l'analisi che viene fatta sull'immagine. Questa è una foto che dovrò andare a stampare nel formato 30x40. Come vedete, lo scatto è già buono di per sé. Questo qui è lo scatto originale, però c'ha qualche piccolo difetto. Può essere decisamente migliorato. Ad esempio, la luce, la tonalità del colore è un po' troppo fredda. Non ci sono dei contrasti che rendono l'immagine un pochettino più brillante. Quindi andiamo a fare i primi interventi. La prima cosa da fare è dare un po' di bilanciamento colore a questa immagine. All'interno di strumenti come Lightroom, Camera Raw o software per il fotoritocco un po' sofisticati ci sono questi contagocce che permettono di fare, ad esempio, un bilanciamento del bianco automatico, andando a fare clic su una zona che è bianca, che noi sappiamo essere bianca o comunque grigio neutra. Questo è l'intervento che abbiamo ottenuto, secondo me è un po' troppo giallo. Quindi lo annullo. In Camera Raw c'è un pannello che si chiama Storia, lo evidenzio, eccolo qui a sinistra, Storia, ritorno alla impostazione originale. Andiamo qui nell'area del bilanciamento del bianco e andiamo a spostare il nostro cursore verso tonalità un pochettino più calde dell'immagine. Ok, mi fermo qua. Un altro problema che ha questa immagine, che mi porto dietro io utilizzando una fotocamera di una marca che non sto qua a dire, è quella di avere magari un pochettino una dominante, un pochettino troppo anche sul verde all'interno dei miei scatti, che vado a correggere con questo cursore, quindi vado a portare il bilanciamento del colore un pochettino più sul rosso. Vediamo un attimo il prima e il dopo. Eccola qui, questa è l'immagine originale e questa è l'immagine corretta. Come vedete, l'immagine ha perso molto del suo tono freddo senza diventare eccessivamente calda, senza appiattirsi, diciamo così. Dal mio punto di vista, come colore, ecco, non ha quella patina calda, uniforme che gli ha dato quel bilanciamento del bianco automatico che secondo me era un po' troppo eccessivo. Chiaramente questi sono discorsi che vanno anche abbastanza a gusti. La cosa interessante, spero, di questo tutorial è vedere un attimo come analizzare un'immagine. Quindi per prima cosa avete visto, ho messo un po' a posto, diciamo così, quello che si chiama bilanciamento del bianco, o temperatura colore, o dominanti verdi rosse all'interno della mia immagine. Adesso vado un po' a gestire i contrasti. L'immagine è uno scatto in controluce, l'esposizione era buona, però voglio dare un pochettino più di contrasto. Quindi cosa faccio? Io utilizzo uno strumento come questo, che sono le curve. Se avete un software di fotoritocco che non ha le curve, potete fare più o meno le stesse cose utilizzando dei cursori come questi che vanno a schiarire o a scurire le zone chiare o le zone scure. Con la curva viene decisamente un po' meglio. Quindi cosa faccio? Vado semplicemente a creare una piccola curva a S. Si chiama AS perché, come vedete, io adesso qui l'accentuo per farvelo vedere per bene, ok? Ha la forma di una S. Eccola qua. Cosa succede? Vengono schiarite le zone chiave e vengono scurite
le zone scure. Qui l'effetto di aumento del contrasto è eccessivo, per cui me ne ritorno un attimo indietro. Eccoli qua, ritorniamo al nostro primo intervento e facciamo soltanto un intervento più moderato. Vedete, vado a schiarire i mezzi toni e vado poi a ricostituire un po' di contrasto, eccolo qua, scurendo un pochettino le zone più scure. Vediamo un po' il prima e il dopo. Eravamo qua e come vedete questo minimo intervento, a mio avviso, dà un pochettino di brillantezza, un pochettino di contrasto in più alla nostra immagine. Ripeto, se non avete il software con uno strumento come questo qui delle curve, avrete senz'altro dei cursori di questo tipo, dove è possibile, ad esempio, andare a schiarire un po' i bianchi, eccoli qua, e a scurire un pochettino i neri per creare un po' di contrasto. Non è un risultato preciso e, diciamo, uniforme e brillante come quello che dà la curva, perché gli interventi vengono fatti a livello software in modo leggermente diverso. Annullo anche questi interventi, eccoli qua, e mi riporto nella mia area delle curve dove vado a rifare un po', ecco, voilà, la mia correzione. Ok. Bene, quindi siamo arrivati a questo punto. La foto originale era questa, e dopo queste piccole correzioni siamo arrivati a questo risultato. Direi che abbiamo già ottenuto un buon passo avanti. Un ultimo dettaglio da tenere sempre in considerazione quando si deve ragionare sulla stampa è la gestione dei bianchi. Quindi portate il mouse qui sulla zona dove ci sono questi bianchi che sembrano bruciati e andate a dare un'occhiata in una finestra come questa, dove c'è un listogramma, o se avete la finestra info per chi ha Photoshop, andate a vedere che non ci siano dei valori, ad esempio tutti con il numero 255 o dei valori molto vicini a 255. In questo caso abbiamo dei valori in percentuale 98, 99, vedete, sono valori molto vicini al 100%, che come per il 255 indicherebbe che ci sono dei bianchi molto, molto luminosi al limite del bianco bruciato, che in stampa potrebbero venire un po' sacrificati producendo una zona bianco carta, con chiaramente la macchina non andrebbe a stampare nulla e quindi resta soltanto il colore della carta. Cosa da evitare? Quindi l'ideale è andare a scurire soltanto un pochettino queste zone. Se avete un software di fotoritocco che prevede l'uso dei pennelli, come in questo caso, attivate il pennello, andate a scegliere un valore che un cursore, uno strumento, come in questo caso esposizione, che abbassi un pochettino l'esposizione, che faccia la foto un pochettino più scura. Qui abbiamo esposizione per chi ha Camera Raw o usa Lightroom, questo cursore qui, oppure possiamo dire ancora meglio di abbassare, questo è un software già più sofisticato, di abbassare soltanto l'intensità delle alte luci, che è la cosa migliore in questo caso, perché andiamo ad agire su una zona che è specifica delle alte luci. Altrimenti, se avete, l'importante è comunque avere comunque uno strumento a pennello, andate a regolare un cursore che vi abbassi, vi faccia diventare la foto un pochettino più scura. Quindi abbassiamo un po' l'intensità delle luci, portiamo il mouse, vedete che ha la forma tonda del pennello, andiamo qua e andiamo a pennellare in quest'area. Ok. Sembra che non sia successo niente, ma se andiamo poi a ripassare con il nostro mouse, vediamo che i valori si sono abbassati, non ci sono più quei valori molto alti, vicino al 99%. Andiamo ad abbassare ancora un po' di più l'intensità, attiviamo il nostro pennello, eccolo lì, vedete in rosso, qui viene anche evidenziata l'area sul quale va a agire. Diminuisco, ecco, vedete qui è molto forte l'intervento, ok. Abbasso di parecchio le alte luci, eccole qui, e
Se avete uno strumento come questo, potete anche abbassare il contrasto in quella zona. E voilà. Andiamo a vedere qui nella nostra storia. Qui abbiamo l'intervento prima e qui l'intervento dopo l'uso del pennello. Come vedete, abbiamo acquistato un po' di dettaglio in quella zona e saremo sicuri in questo caso che andando in stampa i nostri bianchi non verranno bruciati. Poi un altro piccolo intervento che si può fare su una foto come questa, ad esempio, può essere provare di aumentare un pochettino la saturazione dei colori, diciamo intorno al 10%, per dare un po' più di brillantezza alla nostra immagine. Adesso qui lo portiamo giusto al 10 e voilà. Quindi prima eravamo così, abbiamo dato un pochettino più di brillantezza ed eccola qui. Quindi siamo partiti dall'immagine originale che era questa, che andava già bene di per sé, e siamo arrivati al risultato finale che è questo qua. Si possono fare ancora degli interventi ulteriori, un pochettino più in profondità, ma diciamo per il momento ci fermiamo qui. Quindi la cosa interessante, spero e utile di questo tutorial è incominciare a ragionare sull'approccio all'immagine anziché sull'imparare a utilizzare gli strumenti singolarmente per poi trovarsi un po' impacciati nel decidere quali strumenti usare e in quale ordine e soprattutto avere un'idea un po' mirata su cosa vanno a fare gli strumenti in particolare, quindi usare il singolo strumento per risolvere il singolo problema di una singola area o usare più strumenti per risolvere comunque sempre un problema per volta. Bene, vi ricordo che se avete domande o curiosità su queste problematiche legate al fotoritocco, potete scrivermi a info@robotti.it. E a presto da Daniele Robotti.